possiamo riprendere dopo la pausa. Eccoci qui. Stiamo facendo un bel lavoro, intenso, faticoso, però molto intenso e sicuramente interessante. Il progetto sta prendendo corpo, questo è il nostro progetto. Allora io vi chiedo, come un contributo personale, dato la vostra esperienza e anche quello che abbiamo maturato in questi anni, di portare un contributo che secondo me è fondamentale per la completezza, la riuscita di questo progetto, che sarà importante poi per le province. Ecco, appunto, come prego, dicevo, passo dunque lavorando sulle sedi di censimento, perché questo progetto abbia un minimo di senso, è basilare che noi cominciamo dal censimento dei progetti già esistenti, non sono cose nuove, dei progetti già esistenti sull'Emilia Romagna, e che li valutiamo soprattutto in base allo sviluppo delle life skills e degli altri metodi provati scientificamente, che sono provati scientificamente, quindi siamo tutti d'accordo, e li proviamo e li valorizziamo. Allora, mi sembra fondamentale, come volete che si faccia, è suonare in testa il fatto che per fare una progettazione partecipata bisogna partire dalla sera della popolazione, se effettivamente questi stili di vita che noi vediamo come insani, come prendere l'ascensore piuttosto che fare le scale, eccetera, eccetera, sono vissuti come un problema. Perché è da quello che dipenderà l'uso di certe tecniche, certe strategie, piuttosto che di altre. Quindi teniamolo presente come punto fondamentale. Insisto sul fatto che la base del nostro progetto deve essere l'attività fisica misurata, intensità, durata, se no parliamo di acqua fresca. Carissimo dottore dello sport, mi ascolti un attimo per favore. Allora, lei, in qualità di medico dello sport, potrebbe orientare gruppi affetti da una comune malattia su esercizi fisici più opportuni e intensità più adeguate, ma ciò non altera il principio di fondo, ovvero che l'attività fisica fa bene alla salute. Principio dimostrato dall'antichità, convalidato da diversi documenti scientifici provenienti da tutto il mondo, da studi epidemiologici supportati da strumenti statistici. Le sembra acqua fresca tutto questo? Inoltre, non si dimentichi che ci troviamo di fronte a dei fenomeni patogenici che sono esercizio sensibili. Anche in questo caso parliamo di acqua fresca? Dottore dello sport? Scusi, senta, no, una piccola precisazione. Lei vuole chiedere alla gente, ci va lei porta a porta a chiedere alla gente, e poi cosa facciamo? Abbiamo persone diverse che... Se mi sembra un po' ottimista pensare che la gente sia consapevole di quali sono i reali problemi della salute. Poi abbiamo uno che dice sì, è un problema, l'altro che dice no, non è un problema, l'altro dice sì, è un problema, no, non è un problema. E cosa facciamo nel frattempo? Stiamo fermi, no? Non facciamo niente, no. Belli sedute le nostre scrivanie a studiare. E le persone dove le mettiamo? Dove le mettiamo le persone? Ma scusi, no? Lei, voglio dire, questo progetto di San Mauro Pascoli, no? Che è famoso nel mondo, la mai sentito nominare? Mauro Palazzoli aveva delle idee di progettazione, aveva delle idee da applicare, poi confrontandosi con la popolazione ha scoperto che la gente la pensava diversamente, quindi ha reso flessibile e ha variato la sua progettazione in rapporto con la gente, accrescendo l'empowerment e facendo sì che la gente si sentisse veramente partecipe di questo, ci credesse nel progetto, lo mantenesse nel tempo e il progetto diventasse sostenibile con mantenimento e autofinanziabile. Quindi non dimentichiamoci questo che è fondamentale. Io non scomoderei addirittura le antiche. Ancora? L'attività fisica va bene. Ma le faccio un esempio. Gli antibiotici, noi li abbiamo messi in commercio una volta stabilito che fossero benefici. Ma cosa facciamo con ogni paziente? Andiamo a controllare gli effetti che ha avuto sul paziente. E lo stesso dobbiamo fare con l'attività fisica. Lei ride, ma noi abbiamo la relazione col paziente, quotidiana. Ha detto una scrivania, è facile parlare. Il prim non c'è, ti ricordi? Anche perché se arrechiamo danno noi andiamo di qua. Caro dottore, allora, innanzitutto, probabilmente noi
dietro una scrivania abbiamo una visione leggermente più ampia della vostra, direi. Questo discorso degli antibiotici non sta né in terra né in cielo, perché se noi promuoviamo l'attività fisica, la gente vive meglio, probabilmente ricorre anche di meno agli antibiotici, ne abusa anche di meno, e le sa benissimo che gli antibiotici sono anche pieni di effetti collaterali. Inoltre, non ci faccia credere, per favore, perché veramente a questo punto mi viene da ridere, che lei segue ogni singolo paziente finché morte non vi separi, perché non ci crede nessuno. Assolutamente nessuno. Come non può essere sicuro, non possiamo essere sicuri, che un non fumatore non si ammali mai di cancro ai polmoni, ci può anche essere che una persona sottoposta ad attività fisica non ne tragga il massimo dei benefici, ma questo non significa che noi medici, in quanto abbiamo una responsabilità di fronte all'intera umanità, dobbiamo promuovere stili di vita salutari, perché la gente deve vivere meglio, si deve ammalare di meno. Questa è responsabilità. Ma è ovvio che poi le cose vanno adattate, gli schemi vanno adattati, ma ci sono delle persone che hanno magari 20 anni di competenze sul campo e degli strumenti semplici per sul momento adattare un progetto pensato negli Stati Uniti. Un progetto pensato in grande a una situazione piccola, siamo qua apposta. Voglio dire, ma stiamo parlando di pezzi di bullone, cioè allora dipende tutto dalla professionalità di una persona per adattare lo schema alla popolazione. Ma stiamo parlando di fattori ambientali, individuali, sociali, cose vive che si modificano nel tempo. Per carità, mi sento... Evidentemente non ho fatto una donazione miliardaria, forse si stanno dimenticando di tutto. Che abbiamo come ansia, perché è un crimine promuovere l'attività fisica senza che sia stabilita l'intensità e la durata. È acqua fresca, è medicina un tanto al braccio. Ma dottor, lei l'ha misurato, lei ha misurato cosa fa camminare? Ma misurare cosa? La stoffa del tuo camice? Ma cosa sta dicendo, dottore? Dottore, è un crimine lasciare che le persone si ammalino e non utilizzare gli strumenti adeguati per prevenire le malattie. Questo è un crimine. Ma è meglio perderli dopo i soldi per terapie intensive, farmaci che magari non ci hanno niente sul soldo di malattia delle persone? Meglio perderli dopo, meglio perderli dopo i soldi. Lei guadagna sulle macchine rotte o ha una responsabilità verso le persone? Per farle vivere meglio, io non lo so. Prevention! Prevention! Ma ci va lei, ragazzo, di mattina a portare 40 bambini in bicicletta? A me me lo viene a dire che non sono bulloni. Ma come si permette? Quando c'è una cosa viva, come i contesti, come i progetti che già esistono, non era quello che intendevo io per progettazione partecipata.